Beh, diciamo che l'avversario ha calciato poco verso la porta, ma sicuramente il merito è anche nostro. La partita è stata bella, anche se a tratti ci siamo un po' cullati e abbiamo sprecato troppo, soprattutto nella prima frazione di gioco dove stavo, tra virgolette, vedendo, il replay della partita interna col Pianopoli. Infatti il ragazzo ha chiesto nell'intervallo di cercare di aumentare i ritmi e andare di più convinti in campo per cercare di chiudere la partita. Così è stato nel secondo tempo, penso sia venuta fuori la superiorità che abbiamo dimostrato in campo oggi e abbiamo creato tantissimo, però fortunatamente siamo riusciti anche a finalizzare altrettanto. Sono contentissimo per i ragazzi, ovviamente dobbiamo ancora continuare perché non ci possiamo assolutamente permettere di mollare. Siamo contentissimi di questo risultato che dà continuità dopo, tra l'altro, l'ottima prestazione infrasettimanale di Mammola che ci ha permesso di andare a vincere su un campo difficilissimo dove non aveva ancora vinto nessuno. Oggi un po' è stata anche pagata questa prestazione perché a tratti parecchi giocatori erano stanchi, però era troppo importante vincere questa partita per accorciare, soprattutto su una diretta concorrente come il Chiaravalle, il distacco in classifica. Cerchiamo di dare continuità a questo momento positivo, di continuare ad insistere e di andare avanti per la nostra strada. Poi i conti li faremo alla fine, ma penso che stiamo producendo degli ottimi risultati in vista della griglia play-out per scalare delle posizioni. Non ci dobbiamo accontentare perché è chiaro che ogni partita fa storia a sé e noi dobbiamo ragionare di partita in partita.